sindaco è sospettato di essere un mafioso, lo Stato non può stringere patti con quel sindaco. Io questo lo dico non per me, per Marina di Gioiosa, ma per chi rimane a fare il sindaco negli altri comuni, negli altri territori. È evidente il disegno. Si vuole cancellare il processo democratico. I sindaci e gli amministratori comunali sono gli ultimi ad essere rimasti espressione della volontà popolare. Noi non scegliamo più nulla come cittadini, solamente il sindaco e i consiglieri comunali. I voti che noi prendiamo li prende anche chi oggi rappresenta responsabilità di governo, che poi nomina i prefetti. Sono gli stessi voti. Se puzzano i nostri voti, puzzano anche quelli di chi sta a Roma, che poi nomina i prefetti. Si è fatto male alla democrazia perché si è distrutto l'elemento cardine in un regime democratico, la fiducia. La fiducia è stata uccisa, la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. E questo è il dramma vero della decisione assunta ieri, perché i cittadini di Marina di Gioiosa Ionica giustamente non crederanno più in nulla, non crederanno più in nulla, e non si troverà più nessuno disposto a rischiare la propria dignità e la propria vita per che cosa? Per essere ripagati in questo modo, per essere vilipesi in questo modo. Non voglio percorrere con voi le tante cose fatte, perché ci sarà tempo e modo per ricostruirle, per dire che dopo 2 anni e mezzo di commissariamento il comune era con le casse vuote, per dire che dopo 2 anni e mezzo di commissariamento non era stato fatto nessun passo avanti in materia di musei edilizi, per dire che dopo 2 anni e mezzo di commissariamento tutte gli abusi edilizi rilevati dall'amministrazione Fenia non avevano avuto nessun seguito, per dire che dopo 2 anni e mezzo di commissariamento il personale era completamente demotivato, per dire che dopo 2 anni e mezzo di commissariamento era stato approvato un bando sui rifiuti che avrebbe mandato in dissesto l'ente, che noi abbiamo coraggiosamente evocato con tante pressioni dell'assessore Napoli, sa di cosa parlo, perché le abbiamo vissute in prima persona io e lui insieme agli altri. Abbiamo chiesto fin dall'inizio a chi doveva giudicarci di distinguere per non confondere, eppure non l'hanno fatto. E il danno maggiore lo hanno fatto proprio alla lotta alla mafia e alle mafie. E chi oggi si avvantaggia della nostra caduta non è lo Stato, sono le mafie. Perché lo Stato ha fatto un autogol clamoroso. Non hanno voluto distinguere e hanno confuso volontariamente si stanno distruggendo le migliori esperienze democratiche in Calabria, e il pensiero va anche a Mimmo Lucano e a quello che gli stanno facendo passare, e il pensiero va alla mancante indagine sulle vicende che hanno colpito Salvatore Fuga, o gli scuolabus
di Marathon o le macchinette di Gelace? Perché su queste vicende che colpiscono gli amministratori locali non c'è un impegno di concretezza per trovare il responsabile? Perché si vive un costante pregiudizio nei confronti degli amministratori locali? Questo è un fatto grave, è un fatto gravissimo. Lasciamo una città in cammino. Io mi auguro che chi arriverà non distrugga tutto. Lasciamo una città che sta investendo sul fotovoltaico e sulle rinnovabili. Lasciamo una città che sta rinnovando i propri impianti sportivi. Lasciamo una città che sta risanando economicamente il bilancio. Lasciamo una città dove si stanno facendo interventi seri in materia idrica. Lasciamo una città nella quale si stava investendo sui beni confiscati, sul social housing. Lasciamo una città che stava facendo ordine a livello di pianificazione urbanistica. Abbiamo dovuto riscrivere tutto sul piano spiaggia e sul piano strutturale, perché abbiamo trovato il nulla più assoluto. E in alcuni casi danni provocati nei 2 anni e mezzo di commissariamento. In questa sala che abbiamo volontariamente, cogitamente intestato e intitolato alla Costituzione italiana, richiamiamo i principi della Costituzione repubblicana, perché su quelli abbiamo giurato e su quelli non ci siamo sempre basati e non siamo mai venuti meno a quei principi per un solo istante. Non porto rancore, non portiamo rancore anche rispetto a chi ha gioito in queste ore, sta gioendo. Quella è la prova della nostra differenza abissale rispetto a certe dinamiche. Non mi interessano le esternazioni di giudizio, non mi interessano, rappresentano il confine invalicabile tra noi e gli altri. Perché il male, ripeto, non lo si sta facendo a Domenico Vestito e alla sua amministrazione, ma a Marina del Gioioso, e aggiunto con un pizzico di presunzione all'Unione dei Comuni della Valle del Tocco, che si vede privata di un pezzo importante, ai Comuni della Loria. Perché questo è il tema vero. Non è, io tornerò alla mia professione, ognuno di noi ha le sue cose davanti. Il livello personale conta zero in queste cose. Quello che conta è il livello collettivo, comunitario. Purtroppo si sta avverando la profezia di Corrado Alvaro. I cittadini si stanno rendendo conto che essere onesti è perfettamente inutile, e questa è la più grande disperazione per un popolo, ci diceva Corrado Alvaro, e si sta avverando giorno dopo giorno ad opera di pezzi importanti dello Stato che hanno svenduto il loro ruolo e le loro responsabilità per un piatto di lenticchie. Da qui a poco si voterà per il rinnovo del Parlamento. I cittadini ricordino queste pagine. Quando e se andranno a votare? Quando e se andranno a votare? Ricordino questi momenti i cittadini di Marigoni Gioiosa, della Locre e della Calabria. Perché queste sono ferite mortali inferte alla società, non a noi, non
degli enti in Calabria dove sono? Cosa fanno? Cioè, sarebbe già pronto capire chi sono. Abbiamo chiesto alla commissione di accesso di essere sentiti, nessuna risposta. Abbiamo posto argini in questi anni. Mi auguro che chi verrà dopo di noi questi argini non li faccia cadere. Ma il Rio Giulioso non è un paese che si può governare con una giornata alla settimana. Ma Rio Giulioso è un paese che va amato, come direbbe la questione pregativa, va sposato. Sorveglieremo, perché ovviamente ci possono sciogliere l'amministratore comunale, ma non da cittadino. E sorveglieremo da cittadini liberi, sorveglieremo che non si ritorni ai rimborsi spese per venire a sedere la Marina di Gioiosa, perché questo è capitato nei due anni e mezzo di commissariamento. Sorveglieremo che non si acquistino cellulari con una facilità disarmante, perché questo è avvenuto nei due anni e mezzo di commissariamento. E altro ancora. Io credo che questo giorno di lutto possa trasformarsi però in un momento anche di ripartenza. E il pensiero va a 4 anni fa. E va anche ai visionari del Comitato Cittadino e del Comitato Ostrago. Visionari perché hanno visto lontano, perché hanno capito con tanti anni di anticipo come si sarebbe dovuto sviluppare il meccanismo democratico. E anziché chiudersi si sono aperti e hanno consentito dal basso la nascita di un esperimento unico, apprezzato e invidiato in Italia. E a me non spetta altro oggi che ringraziare chi è rimasto fuori, prima di tutto, per generosità. Mi viene il nome di Dario Gennaro, di Antonio Sainato, di Valentina Femmina, di Vincenzo Romeo, di Tommaso Terrino, di Giuseppe Romeo e di tanti altri. Dario Gennaro anche è vittima di un sistema che sta negando i principi fondamentali della civiltà giuridica moderna. Ringraziamento a chi si è impegnato in questi anni dall'interno, mettendo da parte famiglie. Abbiamo avuto lutti gravissimi nelle nostre famiglie, ma dopo qualche giorno, a volte dopo qualche ora, eravamo di nuovo comuni. A Maria Elena, il nostro ordinario vice sindaco, a Loredana, a Francesco, a Giuseppe, a Daniele, a Sergio, a Sisi e anche a Domenico e alla Maria che ci hanno accompagnati pur se in un altro mondo. Ringrazio i dipendenti di questo mondo. Abbiamo lavorato dal primo giorno in maniera compatta, condivisa, con un rinnovato senso di responsabilità. I funzionari, il segretario Tressoldi, i responsabili di settore che si sono succeduti. Ricordo per tutti Stefano Cortari. Ma ciascun dipendente, il dipendente a tempo indeterminato, gli MSU e le più con i quali abbiamo combattuto insieme giorno e notte per la contrattualizzazione, i dipendenti
della mobilità, i dipendenti che abbiamo assunto per brevi periodi, per esigenze straordinarie. Ringrazio i colleghi sindaci dell'Unione innanzitutto, Pino Fumba, Giorgio Imperitura, Salvatore Fuda, Stefano Raschellà, Vincenzo Loiero, ma anche Toto Longo e Salvatore Concini, con i quali è nata una comunità umana, prima ancora che di condivisione di percorsi politici e amministrativi, e gli altri colleghi della Rote in particolare, i colleghi di Avviso Pubblico, dell'ANCI, quelli che in questi minuti, in queste ore ci stanno telefonando per rappresentarci solidarietà. Ringrazio anche chi sta in silenzio, chi ha paura di scoprirsi per non scontentare il satrapo di tutti. Fanno bene perché ci aiutano a distinguere per non confondere. E come diceva, come mi ha detto più volte Sisi Napoli, mi aiutano a porre fine a tanti rapporti finti. Ringrazio i cittadini di Maria di Gioiosa, chi più di meno hanno creduto in quello che abbiamo fatto. I risultati spero si vedranno presto. Già qualcosa c'è. Il fatto di aver dato una piazza a Maria di Gioiosa rimarrà per noi la soddisfazione più grande. Un luogo dove la gente si incontra, dove i bambini possono giocare, dove c'è uno scambio di relazioni positive all'aria aperta. Il fatto di rinnovare la palestra della scuola media da qui a poco e tante altre cosette qua e là, che sono sicuro che non si fermeranno, perché i funzionari di questo comune li porteranno avanti con tenacia e con caparbietà, perché sono progetti che riqualificheranno il volto di questa città. Due appelli finali, poi ovviamente siamo disponibili ad accogliere le domande dei giornalisti. Uno alle istituzioni. Spero, è una speranza veramente larghissima, che ci sia la volontà di un cambio di passo. I sindaci non vanno massacrati, le amministrazioni locali non vanno massacrati, rappresentano l'ultimo baluardo di democrazia e di responsabilità sul territorio. Se cadono anche le amministrazioni comunali, l'Italia è finita. L'Italia è finita. I sindaci e le amministrazioni comunali sono i terminali di tutto, perché i cittadini non hanno più nessuno a cui rivolgersi. Siamo rimasti solamente noi. E io spero che chi ha responsabilità superiori alle nostre capisca questo e tratti i sindaci e le amministrazioni locali con la dignità, il rispetto, la considerazione e la fiducia che meritano, perché è gente che veramente ci mette l'anima. Lo abbiamo dimostrato nella trasferta a Roma, l'ultima che ricordo, abbiamo fatto sacrifici enormi per andarci. E il secondo appello è ai nostri concittadini di amare di più Maria di Gioiosa, di sposarla questa città, di non trattarla come un amante che si consuma e si butta via, ma come una sposa da custodire. Cito quello che per tanti motivi è stato il mio maestro di vita, non si sarebbe mentito. Anche lui di peso è scacciato da questa terra.
insultato per il suo impegno in questa terra. E lì la chiave di volta. Se sapremo sposare questi nostri territori, allora potremmo fare un salto di qualità. In questi giorni ce lo siamo detto tante volte con i bambini, nella scuola dell'infanzia, alla festa dell'albero. Vedremo le motivazioni che verranno messe a base di questo provvedimento, le leggeremo, ovviamente come il nostro diritto faremo ricorso. In questa sala un po' di anni fa c'è stato un convegno sul tema degli scioglimenti dei consigli comunali e in quella sede con sfumature diverse abbiamo detto un po' tutti che la norma andava rivista. Ne parlo appunto perché non è un discorso di oggi che ci colpisce, ma perché risale nel tempo. E allora, come oggi, rilancio questa indicazione. Questa è una norma che nega tutti i principi giuridici possibili e immaginabili. La terzietà del giudice, il principio di difesa, un meccanismo che nasce, si sviluppa e muove tutto all'interno del Ministero dell'Interno, nel quale i giudicati non hanno nessun diritto. Credo che in nessun contesto democratico si respiri una roba di questo genere. Quindi noi faremo certamente ricorso nelle sedi giurisdizionali e ripeto, andremo e percorreremo tutte le strade che l'ordinamento italiano ed europeo mettono a disposizione. Perché se non c'è un giudice in Italia disposto ad ascoltarci, avremo la qualità tra l'altro. Ma non possiamo, per noi, per la nostra città, per la nostra dignità, per la dignità di Marina di Gioiosa, far sì che questa cosa cada nel dimenticatoio. Ai cittadini, e chiudo, chiedo di non arrendersi alla rassegnazione, di organizzarsi, di far sentire il fiato sul collo della pressione civica su chi guiderà questo comune, perché altrimenti non avremo poi il diritto di lamentarci. Grazie. Non so che cosa c'è dietro, lo scopriremo
dello Stato è un colpo micidiale alla democrazia. Alla luce di questi 4 anni, lei comunque, insieme alla sua squadra, continuerete a vigilare? Assolutamente sì, ci possono sciogliere da amministratori ma non da cittadini, e da cittadini continueremo a vigilare affinché questo comune venga amministrato con un'attenzione solo al bene comune e non ad altri interessi. Si sente deluso dallo Stato? Sì, sì, purtroppo sì. Non pensavo che pezzi dello Stato potessero agire in questo modo. Se ritornassi a 4 anni fa, lei si ricandiderebbe? Sì, rifarei esattamente le stesse scelte che ho fatto, perché sono state scelte vincenti e decisive per Marina di Gioiosa Ionica. Sono altre che debbono pentirsi delle proprie scelte.